Lettura del libro Sedotti da Dio di Don Alessandro Maria Minutella. Intervista del vaticanista Aldo Maria Valli a Don Minutella, pagina 182. Risposta di Don Minutella. Non sono un povero sognatore o uno sprovveduto leader pentecostale. Questo che viviamo è proprio il tempo dell'occupazione di Roma da parte di Satana. È ciò che la Santa Vergine aveva detto alla Salette nel 1846. Roma perderà la fede e diventerà la sede dell'Anticristo. Questi tempi sono quelli dell'invasione satanica intravista alla fine dell'Ottocento da Papa Leone XIII. Sono i tempi di Fatima che appunto parla di apostasia. Sono ancora i tempi della piena attuazione dei testi neotestamentari che parlano degli ultimi tempi, in particolare la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Sono i tempi previsti persino dal Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 675, quando in un insolito registro apocalittico parla di una prova finale per la Chiesa, con l'avvento dell'impostura anticristica. In tutto ciò, anche a causa delle sofferenze subite e per il non irrilevante seguito, credo di possedere una missione che porterò avanti con la forza della fede, soprattutto attribuendo un grande valore alla corona del Santo Rosario. Poi sarà quel che Dio vuole. Aldo Maria Valli. Domanda. Secondo lei, anche qui mi corregga se sbaglio, le sante messe celebrate in comunione con Papa Francesco sono invalide? Ci può spiegare perché e come si deve celebrare la messa a suo giudizio perché sia valida? Risposta di Don Minutella. Credo sia una questione rilevante. Parto da una constatazione. Quando era ancora cardinale, Ratzinger era a conoscenza del terzo segreto di Fatima. Nel 2000 ha sposato in pieno l'interpretazione di Papa Wojtyla, affermando anch'egli che tutto era stato detto, salvo poi smentirsi coraggiosamente, quando nel 2010 da Papa ha affermato che invece il terzo segreto è anche innanzi a noi e non si è del tutto realizzato. Ancora, da cardinale, nell'intervista a tutto campo con Messori circa il contenuto del terzo segreto, Ratzinger ha rinviato a due testi biblici, Daniele 9 e Matteo 24, dove si trova il tema dell'abominio della desolazione. Un rinvio che anche Suor Lucia, intervistata sul contenuto del terzo segreto, ha fatto. Ora, che tipo di collegamento c'è tra questo rinvio al tema biblico dell'abominio e il terzo segreto? Io credo di aver trovato la risposta. Il Romano Pontefice è il principio visibile della comunio, come Sant'Agostino chiamava la Chiesa, ed è intorno a questo principio visibile che si celebra l'Eucaristia. L'una cum non è una menzione qualunque, che per esempio nel canone romano precede le parole della consacrazione, ma appunto questione decisiva, perché è la Chiesa che celebra il mistero eucaristico. Ora, siamo oggi in presenza di due papi. Quale di essi è veramente il Papa, il principio visibile della comunione ecclesiale? Perché, diversamente, l'unione con uno che non è il Papa introduce proprio il tema dell'abominio. È vero che ci sono state stagioni nelle quali c'erano persino tre papi, ma ciascuno diceva di essere quello vero, appunto perché rimaneva logico che Pietro fosse uno solo. Quel che io sostengo è che Bergoglio non solo è eretico e apostata, ma non è affatto il Papa,
dal momento che l'elezione è stata pilotata e perciò passibile di scomunica. Così, come potremmo pensare che lo Spirito Santo, che è il principio invisibile della communio, agisca in contraddizione con se stesso? La messa una cum Bergoglio è invalida per il semplice fatto che egli non è il principio visibile al di là del fatto che sia eretico. Cioè, se fosse stato papa, anche se eretico, l'una cum avrebbe avuto ancora un senso. Invece non è il papa. Dunque ogni azione liturgica in unione con lui è espressione di quella che Monsignor Fulton Sheen chiamava il corpo mistico dell'anticristo, più precisamente della chiesa mondana che egli definiva come antichiesa. Riporto per esteso la profezia di Sheen, perché la trovo impressionante per il realismo fotografico che ritrae il momento presente. Ecco cosa scrive: il falso profeta avrà una religione senza croce, una religione senza un mondo a venire, una religione per distruggere le religioni. Ci sarà una chiesa contraffatta, la chiesa di Cristo sarà una e il falso profeta ne creerà un'altra. La falsa chiesa sarà mondana, ecumenica e globale, sarà una federazione di chiese e le religioni formeranno un certo tipo di associazione globale, un parlamento mondiale delle chiese. Sarà svuotato di ogni contenuto divino e sarà il corpo mistico dell'anticristo. Il corpo mistico sulla terra oggi avrà il suo Giuda Iscariota e sarà il falso profeta. Satana lo assumerà tra i nostri vescovi. Vede che dopo un'ampia discussione sulle aporie del governo bergogliano, ho condotto la questione sull'aspetto decisivo, e cioè che Bergoglio è invalidamente eletto in un conclave pilotato e pertanto tutti gli atti del suo governo, grazie a Dio, sono nulli e invalidi. Ci può ancora essere spazio per l'agire salvifico di Cristo al di là di colui che è veramente Pietro? Nella persona fisica di Benedetto XVI rimane lo statuto dell'identità cattolica, il munus identifica, e non può essere condiviso, perché Gesù ha detto: tu sei Pietro, non voi siete pietri. Così l'abominio è in atto e porta a compimento l'attuazione finale del terzo segreto di Fatima, che parla di un piccolo resto cattolico in unione con Benedetto XVI, in cui permane la presenza del Signore, mentre la falsa chiesa, maggioritaria e piaciona, capeggiata da Bergoglio, piazzato in Vaticano con un vero golpe, ne è del tutto priva. Che poi i milioni di fedeli possano rimanere privi della presenza eucaristica, visto che le messe sono in comunione con il falso papa, ebbene, proprio questo è ciò che attua l'abominio della desolazione, anche in ragione di un mondo sacerdotale appiattito e privo di slancio. Si realizzano le profezie della scrittura, come diceva Ratzinger. E sebbene l'agire di Dio ci appaia misterioso, forse anche inaccettabile, pure resta agire salvifico. Giorni fa una fedele devota mi diceva: «Don Minutella, com'è possibile che Dio permetta che milioni di fedeli nel mondo cattolico rimangano privi della presenza reale del Signore?» Le ho risposto: «Figliola cara, cambia il senso della domanda». E cioè, com'è possibile che milioni di fedeli nel mondo si ostinino a non volere vedere i segni dei tempi? Stiamo vivendo l'Apocalisse. Certo, se i pontefici, a partire da Giovanni XXIII,
avessero obbedito alla richiesta della Santa Vergine, che tramite Suor Lucia domandava che si rendesse noto il terzo segreto, oggi le masse cattoliche sarebbero tutte preparate alla sfida in atto. In realtà, le strategie poste in atto, come per esempio quella iniziale di Giovanni XXIII, che preferì un inspiegabile ottimismo bollando come profeta di sventura la povera Suor Lucia, o come quando il cardinale Bertone si è ostinato ad affermare che il terzo segreto era del tutto realizzato, salvo poi vedersi clamorosamente smentito da Benedetto XVI, ecco, queste strategie hanno sortito l'effetto opposto, perché erano mosse da preoccupazioni umane, non da obbedienza agli appelli del cielo. Fatima è realmente il centro interpretativo di tutto quanto stiamo vivendo. I pontefici hanno avuto timore di scandalizzare le masse cattoliche, ma oggi che il terzo segreto, mediante una falsa chiesa, una falsa messa, un falso papa, si sta attuando, ecco che la mancata notificazione ha prodotto ciò che la Santa Vergine voleva evitare. Quando nel 1960 chiese al papa di rivelare il contenuto del terzo segreto, dappertutto ora regna la confusione, lo smarrimento, il dubbio, la divisione. Sembra a volte, come diceva Paolo VI, anch'egli incapace purtroppo di misurarsi con il mistero di Fatima, che la Chiesa cattolica si stia come liquefacendo. Domanda di Aldo Maria Valli. Alcuni ritengono che con l'essere passato dalle critiche verso l'attuale pontificato alla disubbedienza nei confronti dell'autorità visibile della Chiesa, lei si sia messo di fatto fuori dalla Chiesa stessa. Come risponde? Risposta di Don Minutella. Probabilmente la successione argomentativa precedente dà il senso a questa ulteriore domanda. Io obbedisco al Papa regnante, dimissionario perché costretto. Obbedisco al magistero ufficiale, non a quello parallelo. Obbedisco alla sana dottrina cattolica, espressa nei dogmi e nei pronunciamenti magisteriali e catechistici. Non alla bizzarra messa in scena di un magistero parallelo, prostituito alle mode del tempo. Benedetto XVI resta il Romano Pontefice, e per lui e per la verità cattolica io spendo me stesso. Piuttosto, se si guarda alla definizione di setta religiosa, visto che i media bergogliani mi accusano di averne fondata una nuova, vi si legge che essa nasce quando ci si distacca da un patrimonio dottrinale ufficiale. Alla luce di questo, soprattutto con Amoris Laetitia, noi rimaniamo cattolici, mentre questa falsa chiesa bergogliana, seppure maggioritaria e al comando, è settaria e scismatica. Il concetto di uno star fuori non è prima di tutto canonistico e giuridico, ma spirituale. Come dice Giovanni, e penso proprio alla falsa chiesa neoariano, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Primo Giovanni 2,19. Occorre solo pazienza e perseveranza, che il Nuovo Testamento sintetizza in una sola parola decisiva, la ipomonè, in attesa che trionfi il cuore immacolato di Maria. Dovrebbe aiutare la distinzione che Benedetto XVI, poco prima di dimettersi, ha fatto tra i credenti che vivono la ipomonè e quelli che invece la perdono.
secondo quanto si legge in Ebrei 10:39. Noi non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della propria anima.